Ogni viaggio ha il merito di aggiungere significati nuovi al nostro consueto vivere. Esistono luoghi che più di altri sono in grado di smuovere le corde più profonde della nostra anima, ricordandoci che è un obbligo quasi necessario chiedere alla propria vita qualcosa di più. Ed i paesi artici, con i loro scenari, le loro leggende e le fredde luci, sono forse il miglior luogo in cui destabilizzare emotivamente la coscienza di ogni viaggiatore. Per questo tenetevi forti, amici, perché è tempo di partire. È tempo di vivere il grande sogno norvegese. Come sapete, la Norvegia è uno dei paesi più a nord del mondo ed è nota a tutti per la sua caratteristica forma allungata. La sua storia ha inizio con i grandi mutamenti geologici e le ere glaciali che diedero vita ai celebri fiordi norvegesi. A detta di molti, i più bei fiordi si trovano a sud, ma in generale tutti gli scenari norvegesi sono davvero memorabili. E qui vorremmo già fare una premessa importante. Questo non è assolutamente un viaggio adatto ai deboli di cuore, poiché la Norvegia è qualcosa che quando la vivi ti toglie letteralmente il fiato. Inizia la nostra avventura alle Lofoten. Abbiamo messo appena piede a terra qui sopra il circolo polare artico. Ci troviamo a 68 gradi di latitudine nord, sopra la linea del circolo polare artico, addirittura più a nord dell'Islanda ed alla stessa altezza della Groenlandia. E nonostante ciò, le Lofoten oggi non sono poi così inaccessibili. Il nome Lofoten, tradotto letteralmente, significa zampa di lince e molto probabilmente si rifà alla somiglianza di questo arcipelago all'impronta del felino, che però in questi luoghi sembra non esserci mai stato. Quello che invece qui non manca è il pesce. Tutti i villaggetti presenti alle Lofoten si dedicano principalmente all'attività marittima ed è praticamente impossibile non accorgersi dei tantissimi stocks su cui viene messo ad essiccare il celebre merluzzo norvegese. A proposito di merluzzo, nel 1432 il mercante veneziano Pietro Querini, dopo giorni di terribile navigazione, venne spinto con la sua imbarcazione fino alla piccola isola di Rost, a sud delle Lofoten. Lì, con i suoi uomini, trovò accoglienza tra i locali norvegesi e durante quel periodo di permanenza il mercante veneziano scoprì lo stoccafisso. Ed è proprio a partire da quel momento che l'Italia divenne uno dei maggiori importatori di merluzzo norvegese. A molti le Lofoten d'inverno potrebbero sembrare a tratti noiose, perché effettivamente lo sono. Chilometri e chilometri di strade innevate si susseguono, per lasciare poi spazio a nuove vie ghiacciate, e poi laghetti, e poi ancora montagne, e poi ancora strade innevate. Gli scenari spesso si assomigliano e si confondono nella nostra testa, ma quello che ci sorprende è che, nonostante tutto, sono qualcosa alla quale non ti ci abitui mai. Nonostante la nebbia, non possiamo che rimanere impressionati dal fascino silenzioso delle Lofoten. E ogni angolo veramente merita una pausa, come questa qui. Abbiamo trovato questa chiesetta sulla penisola di Grimsøya,
ed è una cartolina della natura, è magnifico. Veramente magico. La parte sud delle Lofoten ospita forse i più noti paesini che tutti avremmo visto almeno una volta in foto. Villaggi come Reine o Amnoi sono delle vere e proprie cartoline che ci invitano continuamente a trovare nuovi scorci, nuovi punti di vista. Perché qui alle Lofoten nulla è banale, tutto merita di essere contemplato in maniera quasi spirituale. Ci troviamo di fronte a santuari della natura, in cui anche il rumore dei passi è qualcosa che va dosato con cura. Sulle isole Lofoten la natura regna regina e per questo noi vogliamo camminarci sopra in punta di piedi, così da rispettarla. E questo forse è uno degli aspetti che più ci piace delle Lofoten. L'essere umano qui accetta di essere soggiogato dall'imponenza della natura, che in quanto legittima abitante di questi luoghi gode di un ragionevole rispetto. In tal senso, i villaggi ci appaiono come il tentativo umano di stabilirsi in queste terre, senza modificare la morfologia del territorio, ma semplicemente adattandosi. Prendete ad esempio i Rorbu, le tipiche casette in legno norvegesi. Si tratta di opere di una grandissima maestria architettonica, in cui le fondamenta sono costituite dagli stessi scogli. È come se qui alle Lofoten l'intervento umano sia un prolungamento naturale della geografia di questo arcipelago. Oltre a quelli più conosciuti, non perdiamo l'occasione di addentrarci in altri villaggi che in questo periodo ci sembrano quasi disabitati, come ad esempio Nusfjord. Questo isolato villaggio di pescatori è il meglio conservato in tutte le Lofoten ed ha una particolare valenza storica grazie agli edifici risalenti alla fine del 1800. Merita una menzione speciale anche il paesino che ci ospita in queste notti. Chiamato anche la Venezia del Nord per i tanti canali presenti, Henningsvær è una delle stazioni di pesca più conosciute, oltre ad essere uno dei luoghi più belli visti dall'alto. Tra i villaggi delle Lofoten, quello più grande è Svolvær, che oggi si appresta come porto e punto nevralgico. Si dice sia la più antica cittadina del nord della Norvegia, dato che esistono testimonianze di vita e attività antiche 6.000 anni, dunque appartenenti all'età della pietra. Questo legame con la storia antica ci spinge ad aprire un'altra parentesi, quella dedicata al mondo vichingo. Più o meno al sud delle Lofoten, e qui negli anni 80 hanno fatto una scoperta straordinaria per il mondo archeologico vichingo, perché hanno trovato la più grande casa vichinga in tutto il mondo. Alta 9 metri e lunga ben 83, la casa del capo vichingo che vediamo oggi è una fedele ricostruzione che consente di immergersi nello spirito e nella cultura dell'antico popolo vichingo. Ricca di ritrovamenti, di splendidi ed unici amuleti matrimoniali d'oro e pietre e perle addirittura siriane, il Museo Vichingo con la sua casa ci ricorda della storia straordinaria di queste isole, che nonostante l'isolamento e la natura selvaggia hanno accolto da sempre popoli, custodendone gelosamente il ricordo. Quello vichingo è un mondo ricco di leggende, in cui il legame uomo-natura investe la più intima sfera spirituale. Basti pensare alla grande quantità di storie con cui i vichinghi cercavano di spiegare i fenomeni naturali che in questa parte di mondo riempivano i cieli artici. Ma su questo ci torneremo più tardi, dato che fino ad ora il cielo grigio, le nuvole e la pioggia non ci hanno permesso affatto di godere di quegli spettacoli. E la sfortuna di quei giorni stava anche per intaccare il nostro programma di viaggio. Ieri è stata una giornata terribile qui alle Lofoten. Infatti siamo stati bloccati in una tempesta di neve, ci hanno cancellato il traghetto per Tromsø
abbiamo dovuto trovare un appartamento, cancellare l'appartamento, trovare un'auto, cancellare l'auto. È stato molto stressante. Uno stress assurdo. Però tutto, non tutto il male viene per nuocere. Infatti stamattina ci siamo svegliati e guardate un po' qui cosa ci ha regalato la natura. Il nostro primo giorno di sole all'Lofoten. Cioè sole, vabbè, diciamo sereno, speriamo ci sia un po' di sole. Quando viaggi in luoghi come questi, e soprattutto d'inverno, è da mettere in conto che la natura possa stravolgere i piani. D'altronde è lei che qui governa e decide. È lei che sa anche come farsi perdonare. Pochi luoghi al mondo ci hanno saputo donare il regale silenzio che regna nelle Lofoten. Pochi luoghi ci hanno reso così semplicemente umani. Navigare tra i fiordi norvegesi è una di quelle esperienze presenti nell'immaginario collettivo di ogni amante dei paesi nordici. Questo per noi è un sogno che si realizza. Dopo la disavventura dell'altro ieri, finalmente siamo a bordo del nostro Hurtigruten, che è la crociera postale norvegese, che in 16 ore ci porta dalle Lofoten fino a Tromsø. L'Hurtigruten è una vera e propria istituzione qui in Norvegia. Con le sue 11 navi collega quotidianamente i 34 porti norvegesi e da qualche anno consente anche di navigare tra i mari del Polo Sud, oltre a quelli artici. Insomma, uno dei traghetti più affascinanti del mondo. Nel mezzo dell'entroterra solitario della natura artica, un porto riparato da montagne e fiordi sbuca quasi all'improvviso. Si tratta della nostra meta, la capitale del mondo artico. Con una popolazione di 75.000 abitanti, la città di Tromsø è una delle più settentrionali al mondo. Tromsø è una città vivace, con un centro culturale ringiovanito dai suoi 17.000 studenti e nonostante la sua posizione solitaria, vanta gallerie d'arte, musei e una splendida biblioteca comunale, nominata tra le migliori del paese. Punto di riferimento del XIX secolo per la caccia agli orsi polari, alle balene e alle foche, la giovane città di Tromsø è sempre stata una fiorente stazione di commercio, nota anche come la porta dell'Artico, data la sua vicinanza al Polo Nord, e da sempre nell'immaginario storico comune ha ricoperto un ruolo fondamentale nell'esplorazione. Nel Polar Museum vi sono storie e aneddoti riguardanti proprio l'esplorazione artica, ed inoltre in tutta la città ci si imbatte continuamente in monumenti dedicati ad uno forse dei più grandi esploratori di tutti i tempi, il norvegese Roald Amundsen. Amundsen fu il primo uomo a raggiungere il Polo Sud nel 1911. E tra le sue grandi imprese ricordiamo anche la prima traversata che ha portato alla scoperta del passaggio a nord-ovest e il raggiungimento del Polo Nord a bordo di un dirigibile.
La vita di Amundsen è strettamente legata anche all'Italia, dato che il suo dirigibile, il Norge, con il quale ha raggiunto poi il Polo Nord, è stato costruito dal campano Umberto Nobile. Il nostro animo da viaggiatori viene completamente rapito dalle vicende di questi grandi esploratori, che hanno narrato di luoghi lontani, quasi a voler tramandare, come un eco nel tempo, tutto il fascino che da sempre lega uomo e scoperta. Lo stesso motore che in maniera diversa spinge ognuno di noi a partire per poter scoprire il mondo. Ultima tappa del nostro giro del nord e ci troviamo a Tromsø. Tromsø è la città più grande sopra il circolo polare artico ed è una città moderna e universitaria. Però nonostante ciò nasconde ancora degli angoli particolari e noi ci troviamo nel quartiere di Skansen, l'unico praticamente rimasto intatto dopo i vari incendi che hanno distrutto la città. La pianta circolare della fortezza di Skansen è considerata come l'unica traccia medievale della città. L'eleganza delle sue case e dei dettagli in legno ci ricordano che Tromsø fu chiamata anche la Parigi del Nord, appellativo probabilmente coniato dai turisti stranieri di fine Ottocento, che rimanevano stupiti nel vedere una città tanto piccola e isolata, così sempre piena di vita. Addirittura si dice che la somma totale di tutti i posti a sedere dei vari pub, ristoranti della città renderebbe possibile a tutti i cittadini di Tromsø di uscire contemporaneamente. La sua latitudine di 70 gradi nord consente a Tromsø di esibire diversi primati. Uno di questi riguarda un gioiellino che non possiamo assolutamente perderci, il birrificio commerciale più a nord del mondo. Fondata nel 1877 da Ludwig Marcus Mack, la birreria e il suo pub Hohallen divennero presto luogo di rifugio e svago dei giovani del luogo. Oggi invece le accoglienti sale dell'iconico pub ospitano turisti curiosi che possono scegliere tra le 72 birre artigianali tutte prodotte nel seminterrato di questo pub. Altro primato riguarda la splendida cattedrale in legno che grazia il centro storico, che è di fatto la cattedrale protestante più settentrionale al mondo, oltre ad essere l'unica interamente in legno di tutta la Norvegia. La cattedrale, come tutta la città, ha patito per i vari incendi, ma nonostante ciò riusciamo ancora oggi a visitarla in tutta la sua straordinaria bellezza, in netto contrasto con un altro simbolo della città, la Cattedrale dell'Artico, costruita invece nel 1975 in stile moderno su progetto di Jan Hovig. Si dice che Hovig, l'architetto che la ideò, si ispirò agli iceberg e alle capanne della popolazione Sami per dar vita quindi al disegno e al progetto di questa chiesa. Quando parliamo dei Sami ci riferiamo a quelle popolazioni indigene che da sempre abitano il nord dei paesi scandinavi. I Sami hanno una propria cultura, una propria lingua e un proprio modo di vivere. Un tempo erano principalmente allevatori di renne, pescatori e cacciatori nomadi, mentre oggi vivono in piccoli villaggi circondati da natura incontaminata, come la penisola di Kvaløya, che stiamo per esplorare. I paesaggi della Norvegia artica sono quasi troppo perfetti per essere descritti, quasi troppo perfetti per l'impronta umana. Ci sembra di essere entrati in un mondo creato per altri esseri, o, come dicono i locali, un mondo dove divinità e giganti passeggiano liberamente. La nostra avventura stava finendo. E nonostante fossimo pieni di momenti meravigliosi, la notte artica ci aveva privato del suo più affascinante spettacolo. Avevamo ancora un conto in sospeso con la Norvegia, che poi, a modo suo, ha deciso di salutarci così.
difficile trovare le parole adatte per descrivere quel misto di euforia, incredulità e infinita magia che solo un'aurora boreale sa trasmettere. La sua danza irregolare tra le stelle è uno degli spettacoli più incredibili che la natura possa offrire. Un viaggio in questa parte di mondo è un'esperienza che aiuta a prendere meglio coscienza dei propri limiti. L'estremo nord è una terra che ti costringe ad avere freddissimo, a cambiare i piani, ad accontentarti di un cielo grigio, ad essere aperto alla sorpresa. E questa è una cosa bellissima, in un lasso di tempo storico in cui invece siamo abituati a lasciare sempre meno spazio all'imprevisto e a tutto ciò che può turbare la nostra tranquillità. Ma ai paesi come la Norvegia non importa nulla di questo, e le montagne aspre e inaccessibili delle Lofoten sembrano messe apposta lì a volercelo sottolineare. Qui tutto segue un unico e inesorabile equilibrio, quello della natura. Accettare tale condizione è un primo grande regalo che ci concediamo, perché la natura qua non puoi spiegarla. Puoi solo osservare i suoi fenomeni riempire il cielo, i suoi venti ingrossare il mare, le sue nuvole disegnare scenari. E la bellezza è tutta qui, in questa impossibilità del nostro linguaggio nel descrivere qualcosa che forse merita di non essere racchiuso in parole. Qualcosa a cui assistiamo in silenzio, senza freni emotivi e con la più sincera convinzione di essere parte di momenti unici che forse possono davvero aiutarci a dare un senso più profondo alla nostra vita.